Allora signori, benvenuti a bordo della nuova Ipermotarsi 98 Mono. Madonna, mamma mia, come prendi le curve, cosa sta a fare ragazzi, incredibile. È incollato per terra, incollata. E in penna, ogni volta che scendi curva si alza. Col cavolo che con la panigale vado così forte. Ha una stabilità, un grip che è clamoroso. Cioè io che non sono proprio amante dei motardi in generale, mi sto divertendo in una maniera fuori di testa. Mi viene da dire che è la Ducati più divertente che abbia mai provato. Non me lo sarei mai aspettato. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è un pezzettino che non faccio un salto da Marcello qui a Ducati Pesaro, perché in questi ultimi mesi sono riuscito a provare i nuovi modelli di Ducati direttamente da privati, quindi dai, è stato anche carino fare in questo modo qua. Ma oggi siamo di ritorno a casa, perché la moto che andiamo a provare, diciamo che ancora sinceramente non ne ho vista neanche una in giro, credo. L'hanno presentata recentemente da qualche mese. Ovviamente stiamo parlando della nuova Ipermotard Mono 698. Allora, adesso andiamo a vederla. Sulla carta è veramente al, quindi vediamo se facciamo un po' fatica. Però sono veramente tanto curioso perché ne ho sentito parlare tanto bene. Quindi dai, vediamo. Quanta robina che c'hanno qua. È leggera, è un po' più alta. No, no, ma ne ho letto veramente bene. Dai, rispetto all'ipermotard normale, dai, è un'altra roba. Ok, ci vediamo tra un po'. Allora, allora signori, benvenuti a bordo della nuova Ipermotarsi 98 Mono. Allora, è qualcosa di molto diverso da quello a cui Ducati si è abituato fino adesso. Infatti diciamo che questa qui è un segmento inedito per la casa di Borgo Panigale, dal momento che un mono ancora non si era mai visto. Allora, prima di andare a provarla come vuole lei in panoramica, facciamo due chiacchiere. La moto è una porta di accesso al mondo supermotard di Ducati, anche se questa di Ipermotard il nome, ma diciamo che come filosofia in generale è un po' diversa. Questa moto dà anche la possibilità, con la sua versione depotenziabile, di averla già a 18 anni con la patente A2, poco meno di 50 cavalli appunto, per poterla guidare da subito. E nasce in concomitanza con l'entrata di Ducati nel mondo dell'off-road, con il suo appunto nuovo 450 che avete visto sicuramente con il ritorno di Cairoli. E devo dire che sulla carta non è niente male, un prodotto che appunto in Ducati mancava e che adesso andiamo appunto a scoprire. La prima cosa è l'altezza, per noi diversamente alti insomma non è proprio il massimo. Qui parliamo di 90 cm nel punto minimo, e questo si traduce nel fatto che io non ci tocco né di qua né di là, devo sporgermi un po' sia a destra che a sinistra per poter toccare, ma del resto la categoria su cui ci troviamo è questa, non c'è nulla di strano, una gran stabilità. Quindi finché proprio non siamo fermi, adesso vedete, tipo ero agli 1 all'ora eppure stavo ben in sella. Cerchio 17 davanti e dietro, un motore 698 appunto da cui prende il nome, che deriva direttamente da uno dei due pistoni che alimentava la 1299 qualche anno fa, direttamente appunto da quello è stato rivisto e dedicato a questo super motardino, che con i suoi 77 cavalli, i suoi 63 Nm di coppia appunto, deve regalare tanto divertimento, considerando anche il fatto che, come tutti i modelli di Ducati che si rispettino, monta una piattaforma inerziale a 6 assi che regala tanto controllo. Consideriamo che rispetto alle concorrenti comunque la dotazione elettronica è veramente valida, abbiamo il controllo di trazione, abbiamo l'antimpennata, abbiamo 4 mappe motore, 4 modalità di guida, diciamo cambio elettronico a salire e scendere sulla versione RVE, versione che ha anche il launch control, pensate. Adesso appunto la scaldiamo. Ah però, allora consideriamo che siamo su un peso piuma, 150 kg pesa questa. Madonna, come va? Oh!
Allora, dopo due curve, madonna, come va? Che la sensazione non è quella di essere su un monocilindro. Il tipo di erogazione è di spinta, sembra molto più assimilabile a quello di un due cilindri a V, ovviamente. Ragazzi, leggerissima, veramente leggerissima, mamma mia, quasi troppo. Altra cosa che si nota fin da subito è che aspetta, facciamo due foto qui, che bello che non c'è nessuno. Ecco, vedete, io tocco proprio una punta di qua, una punta di là, vabbè. Esteticamente ci ridà l'ipermotard, per carità, a parte un pochino il davanti che è più stile appunto moto da enduro tradizionale, doppio scarico dietro, veramente, veramente ignorante, bella, questa con uno scarico aftermarket, come deve suonare. Allora, dicevo, una delle cose che si nota anche fin da subito comunque è il fatto che lei tende a farsi guidare, madonna, tira, sia da moto stradale, quindi a corpo in fuori, sia modalità appunto motarde con la gamba fuori. Ah, vi dirò, l'erogazione sembra molto simile al mio V2. Cioè, giù non tantissimo. Quando arrivi a 6.000 giri senti proprio che aumenta. Veramente sembra un piccolo V2. Beh, qualcosa sicuramente di inedito. Sentite che grip che c'ha, ragazzi. Più ve la volete buttare giù, più le va giù. Senti che roba. Davanti molto ballerino, chiaramente. Oh, molto troppo ballerino. Allora, adesso l'antimpennata non la ho, ho il controllo di trazione a 2 e in seconda e in terza quando apri devi farci caso, diciamo. Senti che roba. Proviamo lo 0-100, anche se ho paura che mi impenni. Ragazzi, veramente cammina, chiaramente sbacchetta molto perché è leggerissima, non ha l'ammortizzatore di sterzo, ma l'uscita di curva, cioè, vieni proprio lanciato, il grip è incredibile, la sensazione è quella di piegare veramente un botto, e più vai giù più senti che lei può venire giù. Che gusto, senti come va. Madonna, veramente la butti giù come se fosse una bicicletta. Senti che roba. Oh, vi devo dire la verità, ero un po' scettico perché, ripeto, io con il mondo motard non è che mi ci sia mai trovato più di tanto bene. Per via dell'altezza, per via dello stile di guida e una serie di cose. Ragazzi, questa... Ma senti che roba in curva, senti che roba in curva. Cioè, senti che scoppietta. Madonna. E si impenna, ogni volta che si di curva si alza. Questa è la moto definitiva per la Pano. Guarda come cammina. Ragazzi, senza parole, ripeto, la butti giù o ti butti giù te. Lei sta, sì, forse è un po' più da guidare come un motard piuttosto che come una moto stradale normale. Puoi fare entrambe le cose, ma se butti giù lei, senti che roba. Madonna. Il manubrio è anche abbastanza bassino, le braccia sono abbastanza basse. La versione RVE con il cambio elettronico non deve essere male, perché con questo tipo di erogazione, questo tipo di motore qui, la cambiata normale un pelino ti fa perdere in accelerazione, poi in scalata è bello anche avere la pressione. Però, mamma mia, come prendi le curve, cosa sta a fare, ragazzi? Incredibile. Madonna, ma senti che roba. È incollato per terra, incollata. Madonna. È impressionante il grip che ha. Impressionante! Col cavolo che con la panigale vado così forte! Sono senza parole! Allora, più potenza effettivamente per un peso così ridotto, ma non lo so.
Qui il bello è appunto fare le curve veloci, uscire sparati e l'allungo lo lasciamo appunto alle Panigale. Ma cioè, io come sempre vi do il consiglio di venirle a provarle queste moto qua, perché cioè, senti che lavoro. È impressionante. Oh, il rumore dello scarico non è il massimo, ma quello del motore è veramente bello. Ripeto, qua con uno scarico sai che roba. Sì, però non può essere una storia del genere. Non è che ogni moto che provo deve essere... Cioè, questa veramente, averla nel garage non è male, eh. Super sportiva, moto da viaggio. E questa fan bike dalla Madonna per farsi dei fine settimana magari qua, a fare delle stradine così. Ma sai quanto ti diverti? Quanto ti diverti? Allora, abbiamo un prezzo di partenza che non è irrisorio. Parliamo di circa 13.000 euro per questa versione base. Un po' di più per la versione Rebuy che ha qualcosina in più. Per cui effettivamente non è pochissimo, lo posso capire. Ma rispetto alle concorrenti sembra proprio che li valga al 100%. Ve la farei provare a tutti se avessi la possibilità. Senti che lavoro. In ogni caso siete della zona, Marcello a Ducati Pesaro ce l'ha in prova. Per cui vi ricordo di fare una cappatina se siete interessati. Cioè, ma mai con la mia ho preso delle curve del genere così veloce. Madonna, senti che lavoro. E ragazzi, allora, magari non è proprio una rappresentante perfetta del mondo ipermotarde, ma senza ombra di dubbio, per ora è l'ipermotarde con cui mi sono trovato assolutamente meglio. E considerando che li ho provati tutti, a parte l'821 che mi manca, ma che comunque è una via di mezzo tra due moto che ok, sono cambiate, ma più o meno quella è. Questa è abbastanza tutta un'altra roba e vi devo dire mi sta piacendo tantissimo. Ci sta che abbia il controllo di trazione, perché effettivamente è un po' ignorantella. Allora, no, ho fatto la panna come una palla da schioppo senza un minimo di fatica. Madonna, ma ha una stabilità, un grip che è clamoroso. Clamoroso. Entra in curva, cioè, ma veramente non ho mai provato una moto che lo fa così, eh. È un gusto clamoroso proprio. Se l'avete provata penso che mi possiate capire. Ah, con questo mi starei davanti al 100% a me stesso con la Panigale per questa strada. È assurda, ve lo giuro. Sconnessione del terreno, zero problemi proprio. La sella è abbastanza morbida, tipica sella da motarde, però vi devo dire che il grip è veramente, veramente valido, non si scivola di una virgola. E poi sento che comunque da dare ne ha ancora un botto, ne ha ancora un botto. Adesso chiaramente non esagero, ma... oh, ogni volta che esci di curva vuole venir su. Clamorosamente divertente, ragazzi. Porca boia. Vai via veloce con una facilità che è disarmante. Ve lo giuro, i cambi di direzione sono pericolosamente veloci, ragazzi, veramente leggerissima, veramente leggerissima. Ma guarda che roba, guarda come vai, è impressionante. Io non lo so adesso che ho messo questa, non ci ho fatto caso, ma mi viene da dire che c'è la moto con il grip migliore che abbia mai provato, un motard, penso te. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate, se avete già avuto modo di poterla testare. Veramente il mio discorso è ok, questa qui nasce anche come porta di accesso appunto al mondo Ducati, dà la possibilità di averla già a 18 anni depotenziata, ma ripeto, come moto definitiva tra virgolette, magari anche rispetto già a un 950 che comunque sì, è tanta roba, è veramente anche quella, però comunque rimane una moto un pochino più impegnativa, un po' più potente, consuma un po' di più. Questa vi assicuro che comunque darebbe la paga a tante 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 moto che ho provato, che sulla carta sono più potenti, più prestazionali e tutto il resto. Bene 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 bene, veramente soddisfatto di questa prova, ragazzi. Adesso gliela riporto, ma gliela riporto rifacendomi la panna, perché quando mi ricapita di divertirmi così, perché ok, con la Panigale ti diverti, è tanta roba, certo, ci mancherebbe, però la facilità con cui riesci a portare al limite una moto del genere, la sicurezza, la facilità che ti sembra ti dia, è imparagonabile. Seduta comodissima, cioè con la schiena sto comodo, la posizione delle braccia è alta il giusto per stare veramente appunto in relax. Adesso magari le diamo una tiratina sul dritto per vedere un attimino, ma dai, giusto perché siamo qui. Ci si abitua comunque anche alla seduta alta, eh. Ed è veramente leggerissima, quindi tenerla su non è un problema, non è come la multistrada che magari ti sbilanci un attimo e la perdi. Questa soluzione mi lascia un po' perplesso, ma siamo fatto così, avranno avuto i loro modi. Trovare tutta questa elettronica non è banale. Allora, spacchetta pericolosamente dopo una certa. Non è proprio la moto per andare in autostrada. Allora, finalmente una moto valida per la nostra bella stradina. La voglio, sì.
La sensazione è proprio quella di averla tra le mani da almeno 2-3 mesi. Ma alla grana, ma senti che lavoro, senti che lavoro. La frenata, tanta roba. Freni Brembo davanti e dietro. Davanti abbiamo un disco solo, ma devo dirvi che in frenata è valida. Non la senti la mancanza dell'altro disco? Stavolta hanno fatto proprio stavolta. Cioè veramente ormai Ducati è una garanzia, veramente una garanzia su qualsiasi moto. Mi viene da dire che è la Ducati più divertente che abbia mai provato. Non me lo sarei mai aspettato. Una goduria fuori di testa. In frenata, anche se la esasperi, anche in scalata non si scompone. Anzi, le piace così. Cioè io che non sono proprio amante dei motardi in generale, mi sto divertendo in una maniera fuori di testa. Ah, col cambio elettronico deve essere un bel gusto, perché poi comunque il cambio elettronico, se vuoi lo usi, se no no. Allora ragazzi, io continuo a farmi un po' di pano, perché questo motardo è veramente una roba fuori di testa. Io vi ricordo di... Allora, i più attenti forse si saranno accorti che è cambiato qualcosa, però immagino solo i più attenti. In ogni caso io vi ricordo che da Marcello la nuova Mono è disponibile in prova appunto al suo concessionario in via Milano. Vi dico questo, se avete la paura che vi possa piacere troppo, non andate a provarla, perché poi finite per comprarla, perché veramente, ve lo ripeto, una roba fuori di testa. È la Ducati con cui mi sono divertito di più in pano, per cui che dire, veramente chissà un giorno. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere cosa pensate di questo nuovo piccolo capolavoro made in Borgo Panigale, e arrivederci al prossimo video.